Siamo nel pieno del Parco di Veio, nella parte centrale, la zona A, dove stiamo riprendendo l'incontaminato ambiente che vi è preservato finché durerà, ovviamente. Beh, intanto cercheremo e qui abbiamo il dottor Giorgio Vitali che ci illustra su alcuni argomenti. Sì, allora intanto preannunciamo che nella seconda parte di questa intervista, che l'intervista è circa una mezz'oretta, lo diciamo ai nostri amici che non chiudano subito quando pensano che diciamo delle cose ovvie. Nella seconda parte Orazio illustrerà la denuncia che, finita questa intervista, andremo a depositare contro lor signori per tutte le porcate che questi assassini hanno fatto, in conseguenza delle quali loro, tutti loro, dai parlamentari ai governanti al Presidente della Repubblica, sono stati illegittimamente costituiti ed eletti. Ma prima di iniziare, quello che devo dire io, che mi riferirò ad un paio di libri di cui consiglio la lettura ai nostri amici, li faremo vedere. Allora, prima di tutto mi voglio soffermare sulle invocazioni ai nostri dei, che leggeremo per il momento, e poi non è cosa da poco, in tutte le altre nostre interviste faremo sempre una particolare invocazione ai nostri dei. Oh, va detto che quella è l'ara, il braciere delle vestali che mantengono il fuoco sempre acceso. E quindi c'è un riferimento ben preciso al fuoco sacro. Ius iurandum pluribus dis. Noi quindi ci riferiamo e ci rivolgiamo a molti dei contemporaneamente. A Giove, Lano, Cereri, Minerve, Latona, Spei, Opi, Virtuti, Veneri, Castori, Pollucci, Marti, Mercurio, Erculi, Summano, Soli, Saturno, Disque Omnibus. Alia Iura Iuranda Pluribus Dis, mettiamo degli altri. Soli, Uic Terre, questa terra, Loui, Iunoni, Marti, Fontibus, Fluis, Disciplina Celestibus, Disciplina Marinis, eidem terre, eidem mari, istem sideribus, Apollini, Diane, Ian Bifronti, soprattutto Giano Bifronte, dis infernis, anche gli dei degli inferi, Giove, Iovi, qui federa fulmine sancit, ignibus are, a tutte le are dei fuochi, a tutti i fuochi nelle aree o delle aree. E quindi fate i nostri augurali saluti a tutte queste divinità che per noi presiedono a questi luoghi magnifici che sono rimasti così come erano prima, soffermiamo a consigliare due libri. Questo è il primo, Criminal Bank, Francesco Pratesi, pubblicato da una società editrice che si chiama Laboratorio Gutenberg. Leggiamo di che cosa tratta questo romanzo. Questo Francesco Pratesi, che è nato nel 1966 a Roma, dove vive e lavora, ha conosciuto il mondo della finanza lavorando prima per una multinazionale, poi nelle banche di investimento a Londra e a Milano. Dal 2010 collabora con la Martingale Risk Italia nell'aiutare la piccola e media impresa a liberarsi dai derivati nei quali sono rimaste intrappolate.
Questo è il suo primo romanzo. Che cosa tratta il romanzo? Leonardo Torelle, l'onesto tesoriere di una multinazionale, viene assunto dalla prestigiosa banca d'affari Franklin Brothers come venditore di sofisticati e complessi prodotti finanziari. La sua vita cambia radicalmente quando, trasferitosi nella City, inizia a guadagnare cifre astronomiche. Queste vivono così e fanno tutti così. Inesorabilmente il protagonista si trasforma in uno squalo, pronto a imbastire operazioni spregiudicate fine all'illegalità. L'origine della odierna crisi finanziaria mondiale si delinea chiaramente nella trama di un romanzo che ci fa vivere, attraverso la voce dei protagonisti, quello che normalmente leggiamo sui giornali. Con l'aiuto di un glossario dei termini tecnici si alza il velo sul ruolo di una banca d'affari che potrebbe assomigliare a molte autorevoli quanto spregiudicate istituzioni a noi note. L'istituzione a noi note è la mafia, ovviamente. Mafia, Camorra, 'Ndrangheta e quant'altro. Quale sarà la decisione di Leonardo quando si troverà di fronte alla scelta definitiva? E questo riguarda il romanzo. Quello che a noi interessa è sottolineare come c'è chi denuncia queste cose dal vivo, perché le ha vissute. Queste cose rappresentano dall'interno. La più grande criminalità che ci sia sulla faccia della terra. Tutti istituzionalizzati, nel senso che loro comandano. Diremo poi, a suo tempo, in altre interviste, come queste persone si attagliano esattamente da quello che un millennio fa prevedeva niente o po' di meno che San Tommaso d'Aquino. Leggeremo anche questo al momento opportuno. Da questo punto di vista noi dobbiamo dire in maniera molto chiara che noi ci troviamo nella situazione di massima illegalità e antistatualità che l'umanità abbia mai vissuto, in mano a questa gente qui. A livello mondiale, non a livello mondiale. No, a livello mondiale, certo, siamo completamente gestiti da questi, e le persone che denunceremo fra poco sono i loro fedeli servitori. Per spiegare, e questa è la cosa più bella, di che gente si tratta, ho scovato un libro che è stato rosicchiato dai topi, che è stato scritto negli anni 30 da un grande giurista, che era Bruno Cassinelli. Il libro è dedicato a tale Kreuger, un autentico delinquente, un parassita che si inventava le speculazioni sui fiammiferi. Carina. Come oggi le speculazioni, che ne so, si possono fare sui derivati o quant'altro, questo si era inventato delle speculazioni sui fiammiferi. Le facevano sui tulipani, e quindi possibilissimo, anche sui zigodenti. E questo qui, un personaggio che si era arricchito in maniera incredibile. Guarda che abbiamo dei cavalieri qui, fallo bello, vedere. Bello. Filmali che a cavallo d'un cavallo. Il nostro servizio. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo. Allora, questo personaggio, e qui si vede, perché questo voglio ricordare, io me lo ricordo, Bruno Cassinelli, è stato uno dei grandi dell'avvocatura italiana, aveva inventato, e immagini se non lo fanno adesso, siccome nell'Italia di allora queste porcate non si facevano, che non gli permettevano al mascalzone di speculare in Italia, allora andavano in Inghilterra, andavano dappertutto. Ma lui si era inventato, guarda, questo qui è falso, capito? Questi buoni del tesoro che lui spacciava in giro dicendo che erano buoni del tesoro che gli aveva avuto dallo Stato italiano in cambio della concessione dei suoi fiammiferi, e ho avuto cazzate. Comunque ricordatevi, cari amici, voi che siete abituati ad andare su internet, guardatevi il nome di questo Kreuger, ma allora io l'ho letto, l'ho già sentito, sì. Non allora, mi ricordavo allora
Allora, poi vi leggerò invece due definizioni della personalità di questa gente che sono scritte proprio qui. Come dicevo, Bruno Casinelli è stato un grande giurista, è stato uno dei più grandi avvocati che noi abbiamo avuto. Oh, è da aggiungere da questo punto di vista qui che la definizione di questi personaggi, oh, lui risulta che si è suicidato. Casinelli? Ma non si, no, che a Kreuger. Sì, ma non si sa se sia vero o meno. No, e questo mi ricordo. Ha fatto un finto mortorio e si è riciclato alle Antille. È naturale. E mi ricorda tanto certe cose avvenute al buon Calvi ma Calvi pare che sia stato fatto fuori realmente. No, è stato fatto fuori. Probabilmente perché non si voleva suicidare. E quell'altro invece è Sindona, che aveva fatto il finto. Quello l'hanno suicidato. Il finto rapimento. L'hanno suicidato. Sì, per non farsi suicidare, no? Ha fatto il finto. Allora, leggiamo due definizioni di chi è questa gente, quelli che ci comandano adesso. E con questo chiudo il mio intervento. Lombroso, il grande Lombroso, in Uomo delinquente e sui recenti processi bancari, sono due articoli particolari, due scritti, anzi, opuscoli scritti Lombroso su questo argomento. Di epoca, fine 800? Esattamente, Lombroso. Certo. Sui recenti processi bancari. Quindi la Banca Romana, avvenimento in quegli anni lì, del 1896, il crack della Banca Romana. Con meravigliosa sintesi ci dà il ritratto fisico del tipo comune Kreuger. Ecco, viene citato? Certo. No, lui viene citato tipo comune Kreuger, cioè di tutti, lo so, tutti uguali. Sì, certo. E gli presenta qualche carattere criminale, dice Lombroso. Sviluppo esagerato delle bozze frontali, orecchie grosse e ad ansa, mandibole voluminose, sguardo cinico. Perfetto. Sono tutti uguali, sono loro. Sono loro, quelli che comandano il mondo per il tramite, ad esempio in Italia, del Presidente della Repubblica, dei vari governanti, che sono esclusivamente i loro servi, i loro lacchè, come diceva Ezra Pound. E il suggello delle caratteristiche biopsichiche è dato fin dal 1890 dalla scuola dello stesso Lombroso. Scrive infatti il Laschi che i delinquenti bancari stanno fra il delinquente comune e il passionale. Del primo, come punti di contatto, presentano lo scarso senso morale, l'orgoglio, che è una mascheratura della vanità, l'amore per il lusso e per il gioco, la prodigalità, l'imprevidenza e la mancanza di rimorso. Del secondo, invece, hanno la soverchia fiducia in sé, la generosità, l'iperestesia, la tendenza al suicidio. Ed è interessante questa cosa della tendenza al suicidio. Ecco perché molti, siccome hanno la tendenza al suicidio, vengono suicidati. Per concludere, non sembri crudo. Tipo Castellani. Sì, che si è suicidato tirando la pistola a 30 metri. Da 30 metri, l'aveva messa a 30 metri, poi con un cordoncino, no? Castellari, sì, scusami. La conclusione del grande giurista Bruno Casinelli. Non sembri crudeltà questa sezionare un corpo il cui nome vive e vibra ancora, sarebbe questo personaggio che si chiamava Kreuger. Questo corpo e questo nome personificano la degenerazione del capitalismo internazionale. Siamo nel 1890. No, questo siamo nel 1930, questo è il giudizio di Casinelli. Ah, okay. Quando ha scritto il libro, 1930, okay. Sì, sì. Che era stato già ampiamente denunciato dall'Italia di quell'epoca. Certo. Perfida Albione era per quella. Era no? Nei suoi sistemi moltiplicatori. Nel suo spirito implacabile, nel suo linguaggio, nel suo ambiente senza amore, senza fede, senza gloria. Ivar Kreuger resta classificato come l'alfiere, senza gioia e senza ironia, di una civiltà numerica, matrigna dello spirito, madre dello standard. Non poteva Standard aver... Oil sarebbe meglio anche dire. Non poteva aver successo che nei paesi indeboliti o fra i popoli di minima penetrazione psicologica, come l'Italia di allora. L'Italia non ha subito l'onta del mercantilismo di Kreuger. Il nome del capo del governo, che egli ha adoperato per una menzogna insieme a quella di un ministro, l'ha folgorato sul suo piedistallo.
Ripetiamo, per avere un'Italia legata al proprio carro ha dovuto farsela di carta falsa. Ivar Kreuger, il provinciale dei miliardari, l'attore del capitalismo del dopoguerra, del primo dopoguerra, non è che uno dei simboli e dei responsabili della crisi mondiale che ha fruttato alla ferrata civiltà meccanica l'organizzazione di 30 milioni di disoccupati. È stato scritto nel 1930, lo possiamo ripetere. Di cui circa 6 milioni in Germania, diciamo. Lo possiamo ripetere tranquillamente anche oggi. Di cui 6 milioni di disoccupati in Germania, manco uno in Italia. Esattamente, esattamente. Allora, diciamole queste cose perché i nostri amici... Quindi cose... è possibile battere la Germania. Sì, è possibile fare... Essere migliori della Germania. È possibile fare di tutto. Adesso passiamo la parola a Orazio perché ci deve illustrare la denuncia che faremo. Siamo sempre qui, nel cuore di questa... Benissimo, di questa terra che tutto è fuorché matrigna e che è rimasta fortunatamente Florida ancora così com'era. Qui siamo proprio sotto le difese murarie e la piazza d'armi di Veio, ecco. Cioè la parte più imprendibile della città di Veio. Esattamente. C'è circa un dislivello di 80 metri, 70 metri. Allora, illustra. Beh, intanto, ecco, illustriamo qua. Sì, no, anche per far vedere che non scherziamo, Ecco qua, querela contro il Presidente della Repubblica, tutti i senatori a vita nominati dal 21 dicembre 2005 ad oggi, il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Lecca, il Presidente della Camera Gianfranco Fini, il Presidente del Senato Renato Schifani, tutti i componenti del Governo, dei tecnici nominati da Monti, tutti i ministri dei governi succedutesi, tutti i segretari dei partiti dell'arco parlamentare eletti dal 21 dicembre 2005 ad oggi, tutti i parlamentari eletti dal 21 dicembre 2005 ad oggi colpevoli del golpe, tutti i sottosegretari, viceministri e relativi famigli, tutti i consulenti, consiglieri, portaborse e quanti altri nominati dai succitati pari data e quant'altri coinvolti nei fatti qui descritti che si riavvisassero nel corso delle indagini. E adesso allora, ce lo illustri. Eccoci qua, il motivo scaturente questa ennesima querela per alto tradimento è questo qua. L'altro ieri è stato dato questo comunicato stampa, leggiamolo bene. E qui non si può leggere perché è piuttosto buio, è venuto il buio perché il sole si è abbassato, ci avviciniamo alla leggermente luce. Alla luce. Allora la leggo intanto. Fiat Lux! Intanto la Corte Costituzionale... Lo sai che gli americani andarono a... volevano la pubblicità delle loro macchine nella messa, no? Perché appunto dice ma la Fiat ce l'ha perché hanno messo Fiat Lux, allora dice la vogliamo anche noi, vabbè. Allora ecco qui, ufficio stampa, è un comunicato stampa emesso l'altro ieri 4 dicembre dalla Corte Costituzionale in cui si dice la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge numero 270/2005 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito almeno alla Camera 340 seggi e al Senato il 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione. La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali e di liste elettorali bloccate nella parte in cui non consentono agli elettori di esprimere una preferenza. Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici, quindi lo dà per scontato, asseverato. Assolutamente. Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, ma comunque dopo, tutto uno, questo decade. Sì, poi sei un assassino, hai ammazzato 10 persone, ti do la possibilità di cambiare le regole, ma dopo davvero, certo, dopo che ti ho condannato a morte. Quindi, per aver ammazzato resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali secondo le proprie scelte politiche nel rispetto dei principi però costituzionali. Non che tu fai come cazzo ti pare. Allora andiamo a vedere leggermente più al sole perché qua non vediamo assolutamente nulla.
Allora. No, io ti guardo a te perché sì. Voglio che tu parli. Ecco, sì, vai pure, vai. Allora, qui ci troviamo di fronte alla lesione sistematica, formale e assolutamente accademica delle norme istituzionali, ma non qualcuna, delle più importanti, e cioè l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 11, l'articolo 48 e l'articolo 51. Non li sto a leggere tutti, andate a leggere. No, noi dobbiamo soltanto accennare a queste cose, anche perché non è che dobbiamo qui fare una tiritera che non ci interessa. No, certamente. I nostri amici andranno a vedere su internet. Metteremo su internet, su albamediterraneo.com e Albamed questo video che stiamo registrando, in modo che la gente possa avere dei riferimenti. Metteremo per intero la denuncia, certo. Chi la vuole rifare e presentare la scarica, va dai carabinieri e la rideposita. Allora, il fatto qual è? È questo che abbiamo detto. Aspetta, l'ultima cosa che voglio dire è questo: noi non stiamo parlando di tutte le altre denunce che noi abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Che hanno altri contesti, altre motivazioni, altri contesti, altre origini. Ma l'abbiamo fatta in prima persona, senza conferme da parte. Perché noi lo sapevamo. Noi sapevamo. Mentre loro ci hanno messo 8 anni per emettere questa sentenza. Noi lo sapevamo fin da subito. Noi adesso abbiamo avuto la conferma della Suprema Corte. Quindi praticamente è vero, questo sono un branco di arruffoni, delinquenti, ladri, politici d'accatto, come dice il nostro amico Paolo Ferraro. Assassini che si sono impossessati illecitamente del potere. Allora, il fatto, attraverso tutta l'emanazione di tutta una serie di leggi di varia natura, anche pesantemente amministrativa e gestionale, ma soprattutto legge elettorale di un preciso taglio di personaggi, che si sono infiltrati all'interno dello Stato, di fatto si sono impadroniti tutte le leve di comando e contemporaneamente hanno esautorato completamente i veri sovrani dello Stato, cioè noi, e cioè i cittadini. Cittadini i quali non hanno più nessuna possibilità decisionale, di intervento, neppure quella di poter scegliere liberamente di chi eleggere. E la legge elettorale 270 del 21 dicembre è il colpo finale e definitivo a questo proposito. Questa è una delle porcate più incredibili che sotto gli occhi di tutti sono state fatte, dove praticamente i cittadini sono stati espropriati il diritto di scegliere di intervenire loro deputati. È vero che si trattava di un'operazione abbastanza fittizia, perché ovviamente conoscevamo perfettamente cos'era la partitocrazia. Le procedure che comunque occultamente non si messe o messo in atto. Certo. Venivano messi in lista erano dei loro. Erano confacenti alla segreteria, ma comunque, è chiaro. All'interno di una lista di 100 nomi, qualcuno poteva mettersi quello che cazzo gli pareva, anche se era scelto buttando i dadi. Certo. Però, per Dio, c'erano i nomi. Adesso non c'era più niente. E quindi, tu vai a votare occhi chiusi per un'organizzazione. La sovranità, ma qui è un discorso più ampio, per cui questo fa parte di un progetto, come noi abbiamo denunciato infinite volte, olistico, in cui tutta la sovranità e il potere decisionale del cittadino è distrutto e nelle mani dei finanzieri. La sovranità legislativa italiana, quella economica ed esecutiva, già compromesse dai trattati europei e dall'euro, sono state determinate del tutto in questo modo. E quindi le misure di austerità, si legga la rapina della pubblica ricchezza del futuro di milioni di famiglie italiane attraverso il collasso pilotato dell'economia, che tali misure portano senza dubbio, non hanno ora più ostacoli e sono espressione del volere dei poteri finanziari non eletti dagli italiani. Il Parlamento non ha voce in capitolo, deve obbedire di corsa, cioè è stato esautorato di fatto da forze estranee alla volontà dei cittadini italiani. Quindi saranno decenni di sofferenze e lacrime e sangue dei cittadini, un impoverimento mai visto dal 48 e tanti morti anzitempo a causa della demolizione dei servizi. Punto 1, 2, 3 formano i contenuti sufficienti per un'accusa di alto tradimento della patria da parte dei vari Mario Monti, Giorgio Napolitano, eccetera, eccetera, che devono essere incriminati formalmente, condannati e impiccati possibilmente. Questo lo deciderà la Corte, ovviamente. Non vogliamo fare i censori e i giudici io dico come la penso. Illegali. E mi dicessero che penso. Insomma, se pensate che questa sia retorica di esagitati, si legga la letteratura economica americana sulla crisi dell'Eurozona per fugare ogni dubbio e si visiti Irlanda o la Grecia, vittime prima di noi di questi golpisti. E si visiti questo anche è un colpo che di si Stato. È ribellata e certo. Il popolo sta benissimo. No, c'è un incremento del 20% del prodotto
prodotto interno lordo in un anno, altro che Cina. Hai capito? Quindi è questo il discorso. Io direi, quindi, adesso chiudiamola, sì, perché sennò diventa troppo lunga. Sì. E allora, la cosa che a noi interessa dire... No, voglio solo sottolineare due, sì, cose, aspetta. Quello che è grave, diciamo, la stortura e la lesione importante che è stata compiuta è il secondo capoverso dell'articolo 48 della Costituzione, cioè il primo è: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Punto 2, comma 2, è: il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Libero! Certo. Tu non mi puoi dire questi qua e certo, basta. Certo. Io dico quello che cazzo voglio. È naturale. No? Io cittadino. Poi saremo noi che decidiamo nella maggioranza attraverso discipline che metteremo in atto al momento opportuno quando l'Italia sarà finalmente liberata da questa invasione. L'altro punto importante, che è cominciata nel 1943. Certo. L'altro punto altrettanto importante, se non ancora più importante, è diciamo l'articolo 51 del suo complesso, cioè tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici, alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. E cazzo, questo non è possibile, cioè o fai parte della segreteria e ti dicono loro e ti propongono, oppure tu sei puoi essere anche il maggior genio vivente, appunto, al mondo con 18 premi Nobel, no, se valessero qualcosa i premi Nobel, e comunque sei improponibile, non sei eleggibile. Questa è una cosa assolutamente oscena. Io vorrei concludere adesso. No, aspetta, concludo semplicemente dicendo punto A. Occorre ribadire e sottolineare per di più. A. Che tutti gli atti compiuti da questi parlamentari, abusivi ed usurpatori, sono viziati da tutti o buona parte dei reati citati in apice, che poi qualcuno se li va a leggere. B. Per cui essi atti sono nulli ed inefficaci, come ad esempio la cosiddetta approvazione della parità di bilancio, il MES, la modifica della Costituzione che hanno fatto ultimamente varie volte, tutte le leggi inerenti, le leggi istitutive delle varie e successive imposte sulla casa, il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, eccetera, eccetera, tutte le varie tasse, IMUF, TARES, TORES, sono tutte legittime, non vanno pagate. Assolutamente. Tutti atti nulli a partire dal 21 dicembre del 2005, come noi di Alba Mediterranea andiamo gridando urbi e torbi da molti anni, che sia iniziato un cambiamento, e qui poi seguiamo. Esattamente. Ecco, questo era da evidenziare, cioè tutto questo è una cialtronata messa in atto come al solito per gabbare i più idioti. Noi abbiamo avuto la conferma della Suprema Corte di quello che noi abbiamo sempre detto, aspettiamo che il popolo italiano, per pecorone che sia, qualcosa faccia, prendendo lo spunto da queste decisioni. Abbiamo saputo che il Presidente della Repubblica, per difendersi, ha detto delle idiozie. L'ultima cosa che volevo dire ai nostri amici è che qualsiasi politica di austerità è un'invenzione che fanno i nemici del popolo, perché qualsiasi teorico economico sa e dichiara nei suoi libri, allora, che l'austerità è contro i popoli. Posso dire allora, una delle leggi naturali, assolute, per l'esistenza di uno Stato è che deve esserci un territorio, ci deve essere la gente, ci devono essere le risorse alimentari e risorse energetiche e culturali. Questi sono i cinque elementi che servono per creare una nazione stanziale, residenziale, che ci abbia la possibilità di migliorare il proprio status di vita. Allora, noi ci abbiamo tutto. Non c'è l'unico problema che ci manca. L'unica risorsa che ci manca è il denaro, che non l'ho detto intenzionalmente, ma è la risorsa in una società civile la più importante. Quindi in questo discorso di importanza, di rilevanza, ci hanno sottratto questo elemento che è la linfa vitale dell'economia di qualunque Stato, di qualunque nazione. Quindi questo è il discorso. Noi dobbiamo rientrare in possesso di questo elemento, dopodiché tutti gli altri cinque che ho elencato ci sono tutti, quindi non c'è carestia, non c'è in Italia non ha mai avuto carestia nemmeno nel periodo della caduta dell'impero, sì, qualche carestia c'è stata. Carestia adesso. La carestia, ma la caduta dell'impero dovuta alle carestie. No, al momento, era legata anche al fatto che i contadini li avevano ammazzati tutti. Certo, quando si parlava di scorribande dei barbari, e questi arrivavano anche, e ammazzavano. Certo, siccome non erano capaci, perché erano dei nomadi, diciamolo come stanno le cose. No, non erano capaci di coltivare la terra, è chiaro che c'era la carestia. Esattamente. Ma di più, nel 472 il vulcano Vesuvio ha incominciato a eruttare e ci sono stati 5 anni di tipo il
St. Helens, sì. Che c'era una nube tossica che girava nell'atmosfera, che è rimasta in sospensione per 5 anni. Vabbè, riducendo l'agricoltura. No, lì in quel momento effettivamente la produttività e redditività del terreno era molto ridotta. E quindi effettivamente coinvolgendosi con l'invasione di quella massa di gente, 3-4 milioni di persone su un esistente di attorno 20 milioni, ha creato questo diciamo penuria di alimenti, penuria di cereali, eccetera eccetera. E la numerosità della popolazione italiana coincideva esattamente al numero degli invasori, gli altri erano morti tutti. Certo, mi riferisco al periodo della guerra gotica, e con questo la chiudiamo, sperando che i nostri amici ci possano vedere presto e imparino la lezione.